Lusitana, Lusitana, forza Lusitana. Secondo tempo che inizia ora da destra verso sinistra Lusitana. Taglia Boschi per Magrini, in avanti sulla parallela c'è Fonti, scarica dietro, pressato Taglia Boschi, quasi la perde, poi riesce a rimediare una rimessa dal fondo. Duro, parallela per Fonti, troppo lunga, palla che arriva dalle parti di Federici. D'Amelia per Vaccaro, ora taglia mezzo al campo. Vaccaro, D'Amelia. Cambia gioco, D'Amelia la palla. Non è uscita per l'arbitro, quindi rimessa dal fondo, batterà Ricci. In avanti, la mette giù. Riparte l'azione per i biancorossi. Ancora D'Amelia, pericoloso. Con i piedi poi allontana in corner Ricci. La fa uscire per Paolucci, tiro Sbilenco che finisce fuori dal campo. Era una buona occasione. Ricci per Taglia Boschi. Cambia gioco lato opposto, ma Fonti si era fermato. Vaccaro. D'Amelia. Per Paolucci, con la sola Paolucci lo ferma duro, ancora Paolucci, caparbio, prova la conclusione, conquista il calcio d'angolo. La sfera va a Caro, fuori per D'Amelia, lascia scorrere, c'è Fainelli, pressato alto Fainelli da Taglia Boschi che commette fallo. D'Amelia col destro. C'è una deviazione, quindi calcio d'angolo. Ancora Vaccaro sulla sfera. Chiamano schemi in continuazione i biancorossi. Palla fuori per Fainelli. Tira troppo alto. Ricci guarda. In avanti per Fonti. La spizza di testa. Riparte quindi il contropiede. Paolucci supera l'uomo con un rimpallo. Taglia Boschi. Pressing di Paolucci. Mette giù. Duro. L'autore del fallo è D'Amelia. Taglia Boschi. Magrini. C'è il pressing di D'Amelia. Sembrava il fallo netto. Vaccaro per Paolucci, prova al sinistro Paolucci, murato da Magrini. D'Amelia. Vaccaro. Taglia dentro al campo. Ancora Fainelli, portato fuori da Taglia Boschi. Copre bene la sua porzione di campo Taglia Boschi. Ricci con le mani per Duro, centralmente per Fonti, di spalle Fonti, Magrini, ora Duro, rischia qualcosa ma parte in contropiede Duro, sulla sinistra c'è Fonti, Fonti col sinistro, di poco al lato.
Vaccaro scodella in avanti per Paolucci, lascia scorrere, c'è D'Angeli, ancora Vaccaro in avanti per Paolucci, ha spazio Paolucci, lo ferma duro, non riesce a stopparla bene D'Angeli, quindi rimessa per i neri. Fuori per Magrini, ora duro, alza la testa, carica ancora Magrini, all'indietro per Tagliaboschi, Tagliaboschi lato opposto per Magrini, intercetta Vaccaro, D'Angeli per Paolucci, lascia ad Amelia, ora Vaccaro, ferma Tagliaboschi. In avanti per Fonti. Brava la conclusione Fonti, murato da D'Angeli. Sulla sfera Tagliaboschi, dietro per Fonti, ora Rossini, taglia in mezzo al campo, passa via Vaccaro. Rossini dietro per Magrini, in avanti Magrini, D'Angeli ora per Dionisi, ancora Rossini, Campanelli scarica dietro per Tagliaboschi, Magrini a destra, c'è Rossini, ha spazio Rossini, si accentra perché è sinistro, Federici scarica per Vaccaro, Vaccaro in avanti per Dionisi, non c'è nessuno a supporto, contropiede quindi di Tagliaboschi, la deviazione di D'Amelia, altro calcio d'angolo, sempre Tagliaboschi sulla sfera, dietro per Magrini, Rossini col sinistro, para Federici, la palla schizza, sempre pericoloso il tiro. D'Amelia in avanti, fermato da Campanelli, rischia il passaggio orizzontale. Cambia gioco per Rossini, stoppa male Rossini, lo blocca Vaccaro. Magrini in avanti per Campanelli, la mette giù col petto, protegge la palla, la fa uscire, ancora Magrini, gira per Rossini che scambia con Tagliaboschi, non ci arriva per un pelo Rossini, sarebbe stato tutto solo contro Federici. In avanti per Dionisi, prova a spizzarla, non ci arriva, calcio d'angolo dice l'arbitro. La deviata Tagliaboschi. Chiama lo schema D'Amelia. La fa uscire, c'è Dionisi, prova la conclusione, troppo al lato di Ricci.
Non accenna un pressing alto, nonostante lo svantaggio. Ora riparte Magrini per Rossini. Prestato numero 4 che allarga a destra per Tagliaboschi. Parallela sempre per Rossini. Intercetta Dionisi. Apicella in avanti per Campanelli. Campanelli, terza palla Campanelli. Conquista il calcio d'angolo il numero 8. Centrale il tiro di Rossini. La fa uscire ora per Apicella. Sul secondo c'era Campanelli, ma spazza via D'Amelia. Allarga il gioco per Rossini, troppo indietro la palla, quindi riprende Ippoliti. Pressing alto ora dei neri. E parte in contropiede Campanelli. A spazio prova la punta, sempre D'Amelia che mura le conclusioni avversarie. Per Rossini prova lo scambio in avanti, ora riparte in contropiede D'Angeli, parallela, c'è proprio Ippoliti, c'era sul secondo palo Dionisi, calciato invece fuori sul primo. Ricci in avanti per Campanelli, la mette giù, c'è un fallo di Ippoliti. Ah, invece il fallo è stato commesso da Campanelli. L'arbitro è molto in confusione, fischia un fallo. Non si capisce bene per chi fischi fallo. Contropiede ora di Rossini, c'è a sinistra Campanelli. Prova la conclusione Rossini, arriva al 2-0 di Andrea Rossini. Per D'Amelia, pressing di Rossini su D'Amelia, spalla la porta, la tira dietro per Federici, in avanti Federici per Dionisi, si gira ora Dionisi, punterà l'uomo, prova la conclusione, Magrini intercetta, calcio d'angolo, deve recuperare di due reti, sono sotto gli ospiti, fuori per D'Angeli, altro tiro troppo alto. Per Campanelli che era tutto solo, temeva però l'uscita di Federici, quindi ha cercato solo di spizzare la sfera. D'Angeli riparte, blocca Rossini, contropiede, Dionisi ora prova la conclusione, lascia scorrere Ricci. Anticipo di D'Amelia, Apicella, fermato da Dionisi. Sul secondo c'era Campanelli. In avanti per Dionisi, la mette giù, si gira
Ottima occasione per l'ardita Rieti. C'è una deviazione. Invece l'arbitro dice che la rimessa è dal fondo. Ricci in avanti per Duro, fermato da Ippoliti. Ripiega su di lui Campanelli. Ancora Duro di spalle. Si prende il fallo laterale. Ora Apicella. Allarga per Magrini. Di non palla adesso in vantaggio di due reti. Duro in avanti per Magrini. Buona intenzione, va troppo lungo il passaggio. In avanti per Duro, fermato da D'Amelia. Fuori per Apicella. Magrini cambia gioco per Duro. Dietro per Duro. Ora Campanelli. Con un fallo di mano che non vede l'arbitro. Magrini avanti con la suola. Si accentra, scarica dietro adesso per Apicella. Duro. D'Amelia sul secondo, non c'è nessuno, rimessa dal fondo per Ricci. Girano belle palla, ora Tagliaboschi. Cambia gioco, ancora Duro. Parallela per Magrini. Ci prova Magrini. Cadono gli uomini biancorossi, ripartono ora in contropiede. Federici per Ippoliti. In avanti c'è Magrini che intercetta l'uomo. Conquista anche un fallo. In avanti per Duro, si può girare, ha molto spazio. Perde l'equilibrio e cade. Contropiede quindi adesso con Ippoliti per D'Amelia. Vanno in pressing i neri, a spazio scivola anche il numero 9 Paolucci, anzi il numero 5 Nobili. Vai su Ale. Uno. Occhio a sinistra. Per Paolucci di spalle. Ferma tutto. Tagliaboschi ora Duro. Gira palla per Magrini. Tagliaboschi. Doppio scambio. L'arbitro non vede nulla. Allarga a destra per Nobili. Intercetta Magrini. Calcio d'angolo con la punta. Intercetta Duro. Ancora D'Amelia. Fuori per Ippoliti. Troppo alto anche questa conclusione. Duro ha molto spazio.
in avanti il passaggio di Duro per nessuno, perché in quella porzione di campo nessuno ha tagliato. Si accentra D'Amelia, messo giù da Duro con un fallo. D'Amelia, la conclusione, para bene l'estremo difensore Ricci. Baccaro fuori per D'Amelia, troppo alta anche questa conclusione. Quanti tiri fuori lo specchio per i biancorossi. Ricci in avanti, troppo lungo per Duro. Scambio con Paolucci, si gira il numero 9, vince un rimpallo Paolucci, ancora prova ad andare avanti, ferma tutto Tagliaboschi, contropiede Campanelli, Duro ancora per Campanelli, dentro l'area Campanelli, non ci ha creduto Tagliaboschi, poteva tagliare sul secondo. Cambia gioco per Tagliaboschi, conquista il fallo laterale. In avanti per Duro, esce il portiere, c'è un fallo, c'è un fallo ai danni del portiere commesso da Duro. Quinto fallo commesso dai neri. Lancio di D'Amelia in avanti per Paolucci, si gira Paolucci, il numero 9, col suo fisico prova la conclusione che alla fine non arriva. Duro. Magrini scarica, Tagliaboschi in avanti dalle parti di Duro che ha molto spazio, Ippoliti riparte in contropiede, lo ferma Duro. Ancora Magrini, cambia gioco, si accentra Duro. Campanelli ha molto spazio, di un soffio al lato sfiora il 3-0.